Rieccoci insieme col bianco e rosso TV Sport. Abbiamo anche le immagini dell'inizio dei lavori di. Qui abbiamo intanto il bar alla fiera. Allora, restiamo su questo tema: il bar alla fiera, poi facciamo vedere le immagini dell'inizio dei lavori di rizzolatura. Quello che emerge guardando questo gruppo è un gruppo estremamente affiatato, non mi sembra che Sì, ci sia c'è una buona il base l'anno piacere di stare scorso. insieme. Pensare che Guarda. rispetto alla squadra anche che si doveva presentare ai nastri di partenza, poi sono tornati anche La Manna, Polenta, De Falco, per poco non è tornato Forestieri, a dimostrazione di un lavoro di torrente anche a livello di rapporti, a livello comportamentale, che sta dando i Io suoi non ho mai frutti. visto, francamente, un gruppo così compatto e così. Cioè, guardate anche da queste immagini, Sì. c'è il piacere di stare insieme, abbracciate, scherzare, ridere. È chiaro che i risultati agevolano il compito, però credo che proprio sia nato così questo gruppo, perché Un io altro non lo so, io indice. spero di non essere deluso da questo gruppo a lungo andare, però la sensazione che ho è di un gruppo che ama stare insieme, di una squadra che veramente getterà il sangue, come ha detto Un altro Torrente, indice prima di farsi della bontà battere. del gruppo, se tu ripensi e rivedi nella mente l'abbraccio a Galano al gol del 3-1 ad Ascoli, tutti quanti su Galano che era entrato dalla panchina, è sintomatico, sintomatico. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Il quesito che abbiamo lanciato ieri è: queste iniziative, Bari che corre sul lungomare, il Bari che va in fiera, servono a riavvicinare effettivamente a riavvicinare il pubblico, i tifosi del Bari alla squadra? Forse c'è un amico in linea, pronto? No, aspettiamo qualche istante. Io dico 080 che lo 501 99, scopriremo sì. solo vivendo, ricordiamoci purtroppo dei guasti che ha fatto qualcuno, non esito a dirlo a chiare lettere, un grande allenatore sotto il profilo tecnico, Eugenio Fascetti, ma che disse a chiare lettere i tifosi se non gli sta bene vadano al mare. Non si fa così con i tifosi perché i tifosi sono indispensabili nel calcio. E anche quando c'è stata la televisione, che senso ha vedere uno stadio vuoto? I tifosi ci vogliono e come, anche quando c'è la televisione, sono ancora più importanti. Sono indispensabili i tifosi. Allora, questo è il numero per il telefono in diretta. Non so se c'è qualche problema sulle linee telefoniche, però adesso accoglieremo le telefonate. Questo è intanto l'inizio dei lavori di rizzolatura. La prima fase consiste nello sradicare l'erba malata, chiamiamola così, insomma. Infatti, vedete che ormai è soltanto terreno. E poi credo che da oggi sia iniziata la semina. Fra l'altro credo che sia in tre fasi, ho letto che in tre fasi si svolgerà questo lavoro. Ci sarà anche un'altra fase fra ottobre e novembre e un'altra in primavera. Non finisce qui il lavoro in questi 10 giorni prossimi. Ci hanno detto che soltanto in primavera si avrà proprio l'esito raggiunto, ma Sì. adesso sono fasi interlocutorie, questi sono lavori che proseguiranno, insomma, una decina di giorni lo stadio dovrebbe tornare in Sì, condizioni entro più che sabato accettabili. 22, quindi il Bari poi giocherà martedì 25, quindi il campo dovrebbe essere A pronto. disposizione. C'è un amico in linea, pronto? Che schifo, Vabbè, che schifo, voce in diretta questa, vabbè, non era una voce registrata, preferisco quella metallica, però forse ha se visto la terra che una hanno tirato cosa, fuori dallo una, stadio, dal però campo. dico io una cosa, come dire, la voce metallica, quella registrata, però insomma, prendere una linea telefonica che vorrebbero prendere in tanti per dire insomma che schifo così a voce, capisco che uno si diverte con poco, però voglio dire, fatelo dall'altra parte. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Antonio. Ciao Antonio, ciao. Ciao, senti, sarò sicuramente ora tacciato di essere un promatatrice. Scusa, la voce sono un po' raffreddato. Non è un reato, puoi farlo, insomma. Senti, no, senti, per me non è sbagliato, cioè noi baresi non ci accontentiamo mai, perché abbiamo voluto a tutti i costi la riconferma di Almirón, Barreto e via discorrendo, e questo ci ha portato a come ci troviamo ora, questa situazione. Penso che per, non lo so, quando ha avuto dei lavori, lui comunque qualche cosa nella società l'ha messa. Giusto per dirti una sciocchezza, prima che avete intervistato Di Bivi, Sì. lo voleva mettersi a, e lui è venuto a Bari. Majellaro è venuto a Bari quando era già ormai della Roma, gli hanno dato molto di più a Bari. Monelli, Scarafoni, insomma, non dimentichiamo tutti questi personaggi che lui comunque ha portato quando comunque il comune di Bari gli ha dato dei lavori, penso io. Va Penso bene, che va bene. Zamparini non sia uno stupido che vada a investire a Palermo se non gli danno niente. Lo stesso Berlusconi, penso che prima di diventare presidente del Milan
non fosse così famoso da diventare presidente del Consiglio. Sono Va bene, sei stato, se stato chiaro, tuo punto di vista, grazie per il tuo intervento, intanto qui ancora delle immagini registrate in fiera, però ho visto già, come dire, sullo sfondo il volto di Dos Santos sì. che rientra perché era infortunato l'ultima partita. Sì, aveva dei problemi agli problemi adduttori. Muscolari, sì. Adesso invece mi sembra che sia vivo e vegeto per giocare, per essere sì, giocare oltretutto vuol giocare la a Varese, partita varese. Sentiamo, però questo è un giocatore importante per il Bari, perché comunque è un difensore di qualità. Ma anche perché aiuta anche gli altri esatto, della difesa, esatto. esperienza. Dos Santos, sentiamo. Sono contento di rientrare sia di rientrare con l'essere al gruppo dopo l'infortunio e contento e spero di farcela per scendere in campo anche lunedì sera. Sono contento e curioso, insomma. No, sono rimasti parecchi elementi. Sono rimasti parecchi elementi, soprattutto adesso è stato anche reintegro dei Bagua. E sono parecchi giocatori che ha giocato assieme a me, insomma. Sì, mi sono lasciato molto bene col pubblico e anche col resto dei compagni, soprattutto. Un po' di meno con la società, insomma, quello sì. Il leader credo che sia tutto il gruppo, insomma, che ci stiamo dando forza uno tra l'altro, stiamo aiutando parecchio in questo momento e credo che dobbiamo continuare così. E poi il vero leader sarà... credo tutto lo spogliatoio, tutto il gruppo. Nel passato si era parlato prima che iniziasse il campionato, però adesso che abbiamo iniziato il campionato anche i giovani hanno dimostrato di avere molto, molto carattere, quindi credo che per quello non c'è un vero leader, insomma. Cerchiamo di trascinarsi tutti quanti assieme e finora siamo riusciti. La voglia di giocare che prevale? No, la voglia di giocare c'è sempre, però è ovvio che magari non stando bene al 100% io preferisco non giocare perché sapendo che comunque dietro sono... dei ragazzi che stanno molto bene fisicamente, quindi credo che quello tranquillizza soprattutto il mister, che quando deve fare delle scelte sa che può comunque contare sui giocatori che quando scenderanno in campo staranno bene e daranno sempre il massimo. Tutto quello che di buono l'abbiamo fatto l'anno scorso, cioè le piccole cose, che ne so, il carattere che ci voleva il mister l'anno scorso, magari ci abbiamo messo in qualche partita, quest'anno abbiamo cominciato a metterlo in pratica sin dall'inizio, e poi è ovvio. Con i nuovi innesti, anche loro di molto carattere, molta personalità, abbiamo aggiunto anche il gioco che vuole il mister. In queste prime tre partite siamo riusciti benissimo e cercheremo di portare avanti con man mano del passare il campionato. Ma credo che il Bari dovrà fare la partita quasi perfetta, insomma, anzi, perfetta. Io credo per subire e per poter far male al Varese. Per non subire, poter far male a Varese dobbiamo stare molto concentrati e molto stretti fra i reparti. Credo che già lì possiamo metterli un po' in più in difficoltà. Se ci allunghiamo e ci riconcentriamo, cioè, quel poco che basta per noi è pericoloso.